si scrive Pierluigi, una domanda a Pino Scotto, ma se scrivo un libro che sfotte e al tempo stesso denuncia l'Italia, in salsa fantascientifica, rischio qualcosa di grosso e pericoloso? Ma qui non rischia quelli che ammazzano, cosa vuoi rischiare? Fallo, fallo. E faccio la vera se lo fai. Ci scrive Corrado, ciao mitico Pino, l'altra sera io e altri ragazzi dovevamo esibirci in un locale dopo esserci preparati per almeno un mese, quando proprio durante il turno del mio gruppo sono arrivati i vigili che hanno pensato di fermare tutto e mandarci a casa, perché qualche vecchio arteriosclerotico ha fatto denuncia per la musica troppo alta. Mi faresti un piacere, puoi dire ai vigili, a quelli che hanno fatto la denuncia, di darsi fuoco e poi provare a spegnersi con la benzina. Grazie Steroc, un saluto a tutta Rottili. Mi spiace ragazzi, mi spiace veramente, ci sarà un'altra occasione. Io invece a questi vigili, a queste persone, direi di essere un po' più tolleranti. Si tratta di musica ragazzi. E poi c'è gente, visto che va in giro a massacrare le coppie in macchina, hai capito? C'è gente che violenta i bambini. Cioè, pensate a queste persone, pensate ad arrestare questa gente, non a fermare dei concerti. Jack. Un ultimo messaggio, grande Pino, grazie per le cose che dici, sei uno dei pochi in TV ad avere le pelle. Che ne pensi di Mark Tremonti, chitarrista degli Alter Bridge? Grande, ciao. Grande. Grande Tremonti, grande band, grande vocalist.